Perché amiamo così tanto i film di spionaggio? Fra intrighi internazionali, suspense e azione, le storie di spionaggio hanno da sempre acceso l'immaginazione di registi e sceneggiatori. Saghe leggendarie come quella di 007 e film come La cena delle spie sono alcuni esempi di un filone che ha appassionato milioni di cinefili in tutto il mondo. In questo video vi spieghiamo da dove nasce il nostro amore per le storie di spionaggio. Toglietelo di mezzo. Sul filo del rasoio. Uno dei motivi per cui amiamo le spy stories è la loro carica di adrenalina costruita grazie alla tensione e a sotterfugi che ci tengono incollati allo schermo. Personaggi come Ethan Hunt in Mission Impossible si avventurano in missioni al limite dell'umano, sfidando la morte grazie alle loro capacità. Emblematica è la scena in cui vediamo Tom Cruise sospeso nel vuoto, un vero capolavoro di suspense che mozza il fiato. Niente è come sembra. I film di spionaggio sono anche rompicapo da risolvere, storie in cui i protagonisti fanno i conti con organizzazioni e macchinazioni complesse contro cui mettere alla prova il loro ingegno. Signore, lui esiste. Le posso assicurare che esiste. La narrazione è piena di plot twist, ma anche di indizi che consentono allo spettatore di risolvere il mistero in prima persona. I film di spionaggio sono il giusto compromesso fra chi cerca l'azione a ogni costo e chi preferisce una sfida intellettuale. Fra sequenze esplosive ed intrighi finanziari, serie come Jack Ryan accontentano entrambi i palati, facendoci saltare sulla sedia, ma regalando anche una sfida. Sparami. Io lascio questa e moriamo tutti. Tutto ciò che vorremmo essere. In cima alla lista delle nostre spie preferite c'è sicuramente James Bond, personaggio creato da Ian Fleming, diventato un'icona immortale. Interpretato da leggende come Sean Connery e Daniel Craig, James Bond è ciò che ogni uomo vorrebbe essere: seducente, carismatico, elegante e pronto a ogni situazione. L'agente 007 è ancora oggi un'icona di stile, come nel recente film No Time to Die, dove Daniel Craig si dimostra per l'ennesima volta un modello a cui ispirarsi. Le spy stories oggi. Il fascino esercitato dalle spie è tale da continuare a ispirare ancora oggi un filone ricchissimo fatto di film come La cena delle spie, incentrato sulla storia dell'agente Harry Pellman. Ai vecchi amori. Interpretato da Chris Pine, Pellman si trova a indagare insieme a una sua vecchia fiamma su un caso vecchio di 8 anni, nel tentativo di scovare la talpa che mandò a monte un'importante operazione antiterroristica. La cena delle spie è un'opera intensa, dove passione e tradimento si intrecciano in una spirale che ci tiene costantemente con gli occhi attaccati allo schermo. L'ho fatto per te. Perché tutti noi abbiamo bisogno di evadere ed emozionarci, sussultare e magari ogni tanto sentirci un po' più arguti, sorseggiando un martini agitato non mescolato. Lei ha corrotto, ingannato e ucciso, e lo ha fatto sfruttando amicizie all'interno. Se vuole stringere la mano al diavolo, per me va bene. Io voglio solo che lo faccia all'inferno. Qual è il vostro film di spionaggio preferito? Fatecelo sapere nei commenti!